avuto la fortuna di giocare in grandi squadre, di vincere qualcosina di insperato, di aver conosciuto dei grandissimi giocatori, ma anche delle grandissime persone. Da allenatore sicuramente speravo di poter fare qualcosa di più, ma mi è sempre nata l'idea, una volta smesso di giocare, di stare con i ragazzi e riuscire comunque a dare qualche insegnamento. La mia forza di credere sempre nel lavoro è una delle mie caratteristiche migliori, che sicuramente mi ha portato a fare anche poi l'allenatore, comunque anche fare responsabile anche alla fine, è questa forza che mi porto dentro nel mondo dello sport, che mi ha supportato fin da piccolo. La Sampdoria cominciava a costruire qualcosa di importante col presidente Mantovani, grandissimo uomo, e infatti dopo i risultati sono visti, perché costruì una squadra dove anche a livello europeo vinse, e vinse anche lo scudetto. Ci sono degli allenatori, dei grandissimi allenatori, come può essere Ancelotti, come può essere Mancini, parlo di questi, degli ultimi due, dove sono stati dei grandissimi giocatori e sono anche dei grandissimi allenatori, però non sempre succede così. Più di 150 partite nella Juventus, che ricordi hai di quell'esperienza? Belli e brutti, no, da giocatore quasi tutti belli. Ho avuto dei problemi, perché come tu sai, Juventus, i tifosi juventini sono molto selettivi e molto esigenti, però il mio carattere ha trasformato i loro fischi in applausi, e questa è una cosa che mi porterò sempre dentro. Hai vestito la maglia bianconera ai tempi di Boniperti, Zoff, dell'avvocato Agnelli. Grandissime persone, grandissimi uomini, e carisma incredibile dell'avvocato Agnelli. Un grandissimo allenatore, dove parlava poco, ma quando parlava faceva capire benissimo quello che voleva. E poi vabbè, Boniperti, come tutti conoscono, è esigentissimo, però è un padre padrone, dove avere la fortuna di averlo conosciuto, che non è da tutti. Penso che lui in quegli anni abbia introdotto degli allenamenti o delle metodologie completamente diverse, che sicuramente ha fatto un'innovazione. Un martello infinito, dove però ha portato sicuramente dei risultati sia a livello nazionale e internazionale per il Milan, ma anche per la nostra nazionale. Ma lì dipende, lui è ancora giovane, è un allenatore ancora giovane, dove secondo me può dare ancora tanto, e quindi si sente di poter lavorare quotidianamente su una squadra. Poi non parliamo di squadre di basso livello, di medio livello, ma di grandissime squadre anche a livello internazionale. E io penso che sia una scelta azzeccata per quello che vuole lui. La Juventus ha fatto una rimonta incredibile, mi aspetto che vinca il campionato. Anche Sarri sta facendo un buonissimo lavoro con una squadra che lo scorso anno sembrava che non potesse ambire a un traguardo del genere, ed è bello perché comunque tiene anche aperto fino alla fine il campionato. Quindi è bello vedere comunque due squadre che si combattono così fino alla fine. Sarà una bella lotta, e io dico vinca il migliore. Poi vediamo, insomma. Chi vi merita, giustamente, vincerà. Che cosa manca alla Juve per colmare il gap con le grandi d'Europa? Ma il gap dalle grandi d'Europa, l'anno scorso è andato in finale. Direi che le 3-4 squadre in Europa più forti, che sono il Barcellona, sono il Real Madrid, adesso un po' meno, ma il Bayern, il Paris Saint-Germain, il Manchester City o il Chelsea, adesso un po' meno, sono quelle squadre dove sicuramente hanno speso tanto e che hanno grandissimi giocatori di qualità e che ti possono risolvere la partita in qualsiasi momento. Penso che la differenza sia un po' quella, perché la Juventus penso che negli ultimi 2-3 anni si sia messa a filo diretto con queste società. E quindi manca pochissimo. Io, essendo stato anche dall'altra parte, ho sempre cercato di capire e di entrare anche nella testa degli arbitri e anche della gente, e quindi alla fine i torti, diciamo torti, o quelle cose positive a favore, alla fine si confrontano e vanno alla pari. Diventa importante invece per la società, che in quel momento pensi che abbia avuto dei torti, non prendere alibi per i tuoi giocatori. Succede anche a noi a livello giovanile di incontrare squadre anche più quotate, lo sappiamo,
però io cerco di non dare mai scusanti ai giocatori, perché deve diventare una forza quella della tua squadra di sapere capire e di essere più forte anche di queste cose. Con i ragazzi sicuramente è un pochettino più facile che con i grandi, però sicuramente alibi non li prenderanno a settimana dopo, sicuro.